Il congresso provinciale di Azione Biella, la formazione che fa capo a Carlo Calenda, ha eletto il suo consiglio direttivo. A rappresentare Azione Biella in collegamento abbiamo Davide Della Role, che ringraziamo appunto per questo appuntamento. Dunque, Davide, entra veramente nel vivo a questo punto l'attività del partito? Buongiorno a tutti, grazie per avermi contattato. Sì, entra finalmente nel vivo perché dopo un paio di anni di attività legati prevalentemente ai comitati promotori di Azione, finalmente, nonostante ancora i possumi della pandemia, siamo riusciti a dar vita ai congressi provinciali. A breve ci sarà quello regionale che poi porterà i delegati al congresso nazionale di metà fine febbraio, che sancirà ufficialmente la nascita del partito. Possiamo parlare già di punti che avete focalizzato, che per voi sono fondamentali? Il cuore di tutto resta sostanzialmente i giovani e il rapporto delle nuove generazioni con quelle che le hanno precedute. Crediamo che le nuove generazioni abbiano un credito molto elevato nei confronti di quelle precedenti, e lavorare anche nel biellese su questo tema significa sostanzialmente mettere l'attenzione, porre l'attenzione su quello che è il futuro, lo sviluppo di un territorio e soprattutto lo sviluppo dei futuri cittadini e di coloro che in questo momento si stanno affacciando al mondo del lavoro e stanno uscendo dai percorsi scolastici. Abbiamo proprio nel biellese il problema dei ragazzi, dei giovani che ovviamente magari compiono il loro percorso universitario a Biella o fuori, poi alla fine però comunque devono uscire da questo territorio per poter proprio incontrare il mondo del lavoro. Sì, questo è un problema che sentiamo moltissimo. Noi siamo in grado di formare le persone in maniera adeguata e rispondente a quelle che sono le richieste del mercato, poi però questo mercato spesso si fa fuori dal territorio biellese. Assolutamente necessario in questo momento che la pubblica amministrazione riprenda in mano in maniera seria e in maniera competente quello che è il tema della visione di cosa vuole essere il Biella e il biellese in futuro. Non possiamo immaginare di lasciare fuori da questa visione il mondo produttivo, perché poi alla fine è quello che produce i posti di lavoro, è quello che dà le possibilità di crescere, è quello che sostanzialmente paga anche i servizi in futuro. È un territorio che invecchia, che non si evolve e che fa fatica ad attrarre imprese, è un territorio che poi alla fine dovrà fare i conti anche con la mancanza di soldi. Come oggi si ritorna a parlare con la gente e soprattutto alla gente? È un problema perché in un territorio italiano dove il 40% mediamente non va più a votare, diventa anche difficile immaginare quale può essere un percorso per approcciare queste persone e per tornare a coinvolgerle nella vita pubblica. Il cominciare di nuovo a poter incontrare le persone in eventi pubblici su argomenti che sono quelli a noi cari, quindi partendo dall'europeismo fino ad arrivare allo sviluppo del territorio, le imprese, il tema della formazione, della scuola, dei giovani. Ecco, questo è uno dei pochi approcci che ancora ci consente di immaginare di coinvolgere le persone. Basta improvvisazione, costruiamo qualcosa su radici solide, insomma. Uno non vale uno, credo che ormai si sia capita questa cosa, e quindi un minimo di competenza nelle attività che si vogliono realizzare è assolutamente necessaria anche in politica. Grazie Davide Della Role, per noi era importante cominciare a parlare con voi, a far conoscere ovviamente i nostri telespettatori quelli che sono i vostri passi. Buona giornata, grazie. Buona giornata, grazie.